Abbiamo ricordato l'ascensione, cioè questo evento centrale nell'avventura umana di Cristo che è salito al cielo, è ritornato al Padre, divenendo così alla destra del Padre il Signore della storia del cosmo. I cristiani hanno questa convinzione granitica che senza Cristo, cioè senza il crocifisso risorto, l'uomo non può comprendere il significato compiuto della storia, ma anche il significato compiuto di ogni uomo che cammina nella storia. Basterebbe vedere quello che sta succedendo oggi, il timbro culturale che questa storia ha e di cui noi viviamo, per renderci conto che l'umanità, senza un punto di riferimento che dia significato al tutto, è un'umanità che brancica nel buio, che non trova il senso di quello che fa, per cui gli aspetti peggiori dell'umanità emergono. Ma Gesù invece è presente, non è salito al cielo per scomparire dalla presenza in mezzo alla comunità dei cristiani. Lascia il dono più prezioso che ha, il suo spirito, che è totalmente diverso da quello che noi pensiamo, lo spirito come qualche cosa di vago, di impalpabile, ultimamente di significato insignificante. Invece no, rimane lo spirito di Cristo che è la terza persona della Santissima Trinità, questa comunione di persone di cui lo spirito è come ciò che li tiene uniti nella comunione profonda dell'amore. Ecco, ci lascerà il suo spirito, lui sale al Padre, ma ci lascia il suo spirito che penetra il cosmo e la storia, la dirige, la ispira, ma la stessa cosa lo fa all'interno della personalità di ogni cristiano. Ecco allora che lo Spirito Santo diventa il centro di questo dopo ascensione, di questa storia che continua l'evento di Cristo crocifisso e risorto, appunto non lasciando orfana la sua comunità. E difatti ancora una volta bisogna pensare a questa comunità radunata intorno alla guida o alla direzione che i dodici apostoli di Cristo insieme a Maria, perché questo è il punto centrale, gli apostoli hanno il compito della guida, ma in qualche modo la Vergine Maria è colei che ha la possibilità di plasmare questo corpo, di dargli una fisionomia che corrisponde a quello che lo Spirito di Cristo vuole. Ecco, mi sembra che la Pentecoste è una realtà che non lascia orfana la comunità dei credenti, ma continuamente animata dal modo di pensare, di volere e di agire di Cristo, di cui lo Spirito Santo è l'attore principale.